oggi ti voglio parlare delle migliori zanzariere. Ciao, sono William Bisacchi di blog Bisacchi.it. Le migliori zanzariere si dividono in tre categorie. La prima sono quelle a molla, seconda quelle a pannello, terza quelle a brisetta. Le prime sono quelle a molla, che sono anche le più utilizzate. Esistono le versioni per finestra, vanno su e giù, si chiamano verticali a molla. Le orizzontali sono quelle per le porte finestre, e devi stare attento a due particolarità. La prima è la molla, perché è molto pericolosa, perché quando parte rischia di fare male alle persone, non pensiamo, c'è neanche un bambino, e soprattutto si vanno anche a rompere facilmente, perché a forza di andare a sbattere questa molla poi va per i garage che sono dentro la zanzariera. Quindi versione sempre decelerata. L'altra cosa che devi stare attento è nelle porte finestre, di prendere senza guida pavimento, quindi non vogliamo un pavimento con l'inciampo enorme, che è anche quello che crea pericolo, perché esistono ormai da 20 anni le zanzariere senza guida pavimento o con una guida piatta, quindi parliamo di 3-4 mm solamente di spessore. Non sono pericolose, sono anche molto più comode, perché sono cosiddette frizionate. È un po' quello che succede per quelle verticali, si muovono piano, quando tu le apri, ne apri metà e puoi anche fermare la metà. Seconda categoria, abbiamo detto quelle a pannello. Sono zanzariere che non amo particolarmente, e si possono fare scorrevoli a pannelli, 2, 3, 4 pannelli. Si possono fare ad alta, quando di fuori magari non scuri, perché altrimenti non si aprirebbero, oppure dei pannelli fissi, un po' all'americana, o anche nei paesi nordici si utilizza. Si fanno dei pannelli amovibili, che io li monto in estate e li smonto in inverno. Terza categoria di zanzariere sono le brisettate. Le brisettate sono le zanzariere, quelle che hanno tutte le tendine tra una maglia e l'altra, e hanno dei vantaggi che sono: il primo, la dimensione. Posso fare cose molto grandi e molto alte, potrei chiudere un balcone, ad esempio, cosa che con altre zanzariere è impensabile. E l'altro vantaggio, sempre legato alle dimensioni, che hanno spessori molto molto piccoli, quindi posso andarle a montare in dei posti dove le altre zanzariere magari non riesco nemmeno a montare, hanno un ingombro molto ridotto, e posso fare dimensioni molto molto grandi, posso fare magari anche 4 metri, 5 metri. Pensiamo a un loggiato dove dietro c'è qualche finestra, invece di fare le zanzariere nelle finestre, magari le faccio nel loggiato. Questo con delle zanzariere plissettate è possibile. Un altro vantaggio sono anche la presenza e la sicurezza, perché non c'è nessuna molla, non c'è nessun organo meccanico, quindi è facile utilizzarla per un bambino, non crea nessun problema.